Ecco, almeno io sono anche più carica di quando ho fatto la presentazione della mia candidatura ed anche di quando si è cominciato a parlare del mio nome, perché poi ci si rende conto che intorno c'è solidarietà, c'è simpatia, c'è il sorriso, quindi c'è qualcosa che si muove davvero. È questa la nostra speranza. Allora, due liste a sostegno. Nel corso della conferenza stampa ha parlato anche di una regia che ha spaccato il centrodestra. Sì, assolutamente sì. Una regia che evidentemente, più che spaccare il centrodestra, ha portato via dal centrodestra ciò che di destra non era, che era destra solo per convenienza, perché è fuori discussione che chi di destra è non si convince. Per cui chi stava qua ed è andato via evidentemente non è mai stato di centrodestra. Certamente c'è stata questa regia che, a dire il vero, fino ad ora non mi sembra abbia portato a nulla di concreto. Poi vedremo i risultati sia nostri e sia di chi evidentemente ha preferito andare altrove, perché già era altrove. Possiamo dire la regia, chiaramente? La regia è del sindaco uscente, evidentemente, di Mastella, anche perché, poiché lui punta a vincere a primo turno, più liste e compagini si toglie da torno e più facile è dal suo punto di vista, è così. Ecco, tutte queste liste stanno creando anche qualche problema nella configurazione della scheda elettorale? Eh sì, perché ovviamente, poiché c'è una discrepanza, ci sono 10 liste di Mastella, poi ce ne sono 5 del candidato Perifano, 3 di Moretti e 2 mie, non si sa neanche come immaginare questo lenzuolo elettorale, questo non lo so, vedremmo.